The letter di Paolo Rossi, please. Mario e Lamberto Allegretti, la vita complicata di due fisici pisani. Nel momento in cui diventa maestro elementare a Pisa, Ernesto Allegretti, che aveva sposato una lontana cugina, Matilde, si inserisce nella società locale. E la storia che vi voglio raccontare è più una storia sociale che una storia della fisica. Prima abbiamo sentito una bellissima conferenza in cui si è parlato di microstorie, cioè piccole storie di grande fisica. Io invece vi racconterò grandi storie di piccola fisica, perché la storia invece si intreccia alla storia nazionale in maniera, come vedrete, piuttosto pesante, con non grandissimi risultati di fisica di cui posso parlare, ma la vicenda in sé credo che meriti comunque di essere raccontata. Ernesto Allegretti mette al mondo due figli, uno si chiama Mario ed è quello di cui parleremo, e l'altro si chiama Lorenzo, e non ne parleremo perché non ha molta importanza per la storia. Volevo solo farvi vedere come curiosità la casa Allegretti di Pescia, perché è la casa davanti alla quale si fermò Garibaldi. Garibaldi è stato ovunque, come voi sapete, ma in particolare è stato anche a Pescia, dove nel 1867, probabilmente presente Ernesto Allegretti, pronunciò per la prima volta il famoso slogan "O Roma o morte". Slogan, sapete, vuol dire grido di guerra, quindi la parola è corretta, non è pubblicità. O Roma o morte è stato pronunciato davanti a quella casa e gli Allegretti lo sentivano, ma evidentemente il messaggio garibaldino non gli è arrivato fino in fondo, perché, come vedremo, i loro orientamenti non erano esattamente garibaldini. Tra l'altro questo è il controcanto del mio intervento di stamattina, perché stavolta prenderò le parti della controparte, come vedrete, non per difenderla più che tanto, ma per raccontarvene alcuni aspetti che sono interessanti. Che succede? Che Mario Allegretti, figlio di Ernesto, si iscrive, diciamo dopo aver fatto il liceo, è nato nel 1878, si iscrive verso la fine degli anni 90 all'Università di Pisa, a fisica, dove trova come maestro Angelo Battelli. Angelo Battelli, perché queste immagini? Perché Angelo Battelli è un personaggio che anche lui andrebbe raccontato in dettaglio. Arriva a Pisa nel 1893, scopre che l'edificio è ancora quello progettato, una parte dell'edificio progettato da Carlo Matteucci nel 1844, quello di sinistra, e dice che è troppo piccolo. Felici, il grande fisico Felici, ci aveva campato benissimo per 35 anni dentro quell'edificio, ma perché lui non amava avere studenti intorno, anche se ha fatto un'enorme scuola, ma non gli piaceva avere gli studenti in laboratorio, diceva che rompevano gli strumenti. E invece Battelli era uno che gli studenti li voleva in laboratorio, e quindi fa costruire nel giro di un anno, altri tempi ovviamente, non quelli attuali, fa costruire l'edificio che vedete a destra, che adesso non c'è più perché la torre l'hanno fatta saltare i nazisti, cioè c'è l'edificio ma senza la torre,
e che è la, diciamo, forse il suo maggior contributo alla fisica pisana, l'Istituto di Fisica. È stato un fisico non irrilevante, Angelo Battelli, però con una storia un po', diciamo, da fisico sperimentale puro, più empirista, più empirico che empirista, mi verrebbe da dire. L'altro personaggio nella fotografia è Antonio Garbasso, che invece era di altra statura scientifica e che con Battelli ha collaborato per un breve periodo, ma per questo vi rimando al bel saggio di Nadia Robotti e Francesco Guerra, che hanno studiato la collaborazione Battelli-Garbasso quando hanno immediatamente riscoperto i raggi X, 2 mesi dopo che ne aveva solo parlato, perché non c'era nulla di pubblicato. È una storia che anche quella andrebbe raccontata a parte, ma la saltiamo come tutto. E invece dice: cosa c'entra la premiata ditta Barsanti? Perché Mario Allegretti, questo è uno degli aspetti interessanti della storia, si inserisce in un contesto locale che merita di essere studiato proprio per le sue implicazioni sociologiche più che scientifiche, in quanto si sposa con la figlia di questi industrialotti locali, questi Barsanti. Quella fotografia in centro, per chi di voi è stato o starà a Pisa, è ancora lì tale e quale. La G. Barsanti e figli in Piazza dei Miracoli vendono statuette d'alabastro da almeno 150 anni, anche di più per dire la verità. Erano la piccola industria locale, che però era importante nel contesto cittadino, e in quel contesto Mario Allegretti si inserisce perfettamente. Già suo padre ci si era inserito come maestro elementare, all'epoca contavano qualcosa, e lui ancora di più, anche perché è una famiglia che alla fine ha tutta una serie di legami. Lo stesso Ernesto Allegretti era figlio di una persona che era stata amica di Giuseppe Giusti, il poeta, e che aveva scritto un trattato sulle poesie del Giusti. Dopodiché queste persone si conoscevano tutte, erano tutte mezze parenti, i Barsanti si imparentano anche con la nobiltà cittadina. C'è tutto un reticolo di relazioni che sarebbero visibili in quest'altra genealogia che abbiamo ricostruito. Ma la cosa importante è che Mario Allegretti, come fisico, non fa molta carriera accademica, perché si laurea nel 99 con una tesi sulle correnti fotoelettriche con Battelli, appunto. Sta per 2 o 3 anni a fare l'assistente di Battelli. Poi si rende conto non ci trippa per i gatti, nel senso che non c'è molto posto per una carriera universitaria in quel momento, cosa che in Italia non è raro che succeda, e quindi decide di fare il concorso a cattedra nei licei, che era il percorso tradizionale dei bravi ma non bravissimi fisici dell'epoca. Semplicemente provavano a fare gli assistenti, poi magari qualcun altro era un po' più bravo di loro, facevano il concorso a cattedra della scuola e diventavano bravi insegnanti. C'è tutta una generazione di fisici, ottimi insegnanti liceali, abbiamo visto stamattina, abbiamo sentito parlare di Stracciati, che è della generazione precedente, ma ce ne sono tanti come loro, ottimi insegnanti liceali, che ovviamente portano avanti una formazione di massa, chiamiamola, è sempre d'élite, ma in ogni caso di massa rispetto alla scala accademica universitaria, e propagandano le conoscenze di fisica tra le persone colte della loro generazione. Mario fa esattamente questo, va a insegnare fisica prima a Teramo, poi ad Arezzo, e alla fine riesce, poi però solo dopo la seconda guerra, dopo la prima guerra mondiale, a tornare a Pisa. Di Mario Allegretti non sono riuscito a trovare fotografie, invece c'è la fotografia del fratello Lorenzo, che l'ho messa solo per ricordare, per dire il clima dell'epoca, che Lorenzo invece aveva fatto la carriera militare ed era diventato un maggiore degli arditi durante la prima guerra mondiale. C'è un intero libro che racconta le sue imprese militari, mentre invece nessuno ha scritto le imprese non militari del fratello. E la foto di destra invece è Lamberto, che è figlio invece di Mario Allegretti, e di cui proverò a parlarvi un po' di più diffusamente, se ho tempo, fra un attimo. Che succede? Succede che Mario Allegretti però ha un compagno di studi all'università che si chiama Luigi Puccianti. Luigi Puccianti invece la carriera di fisico la fa, tant'è vero che nel 1917 diventa professore cattedratico all'università, dopo un percorso di vario tipo che non sto a raccontarvi, diventa professore cattedratico all'Istituto di Fisica di Pisa. Puccianti è un personaggio anche questo tutto da studiare, a mio parere, perché pur essendo uno sfaticato che non ha più scritto praticamente niente dal giorno in cui è andato in cattedra, e l'Anvur l'avrebbe escluso da qualunque commissione, invece era uno che la fisica la sapeva bene al punto che propone
nel 1930, tramite il suo allievo Gilberto Bernardini, che già avete sentito nominare, propone un'idea per separare le cariche nei raggi cosmici. Questa idea, che si chiama lente magnetica, è essenziale nei lavori di Bruno Rossi e 15 anni dopo è essenziale nei lavori di Conversi, Pancini e Piccioni, che tramite Rossi e Bernardini si impadroniscono di questa tecnica e ne fanno la famosa esperienza sul mesotrone di cui tutti avete sicuramente sentito parlare. Quindi Puccianti è un po' un maestro sconosciuto della fisica italiana, colpa sua in parte perché non scriveva nulla, ma in parte anche di come vengono raccontate le cose. Cosa succede nel 17 quando Puccianti diventa cattedratico? Succede che ovviamente ristabilisce questi rapporti di amicizia e di famiglia con gli Allegretti, e poco tempo dopo a Lamberto, quello di cui avete visto la foto poco fa, che era nato nel 1906, si iscrive nel 6+18=24, nel 24 si iscrive anche lui come il padre al corso di laurea in fisica. Questa volta però è in un certo senso un po' più fortunato o non fortunato è da vedersi del padre, e quindi ottiene una posizione di assistente di ruolo che non molla più fino alla Seconda Guerra Mondiale, e rimane all'Istituto di Fisica come assistente di Puccianti, e come tale fa i suoi lavoretti. La sua tesi era una cosa sulla dispersione anomala, non memorabile, anche se ne ha ricavato un articolo per il Nuovo Cimento. Non è stato un grandissimo fisico, è quello che vi dicevo, piccola fisica e grandi storie. Non è stato un grandissimo fisico, ma ha una storia, diciamo, che merita di essere raccontata per come si intreccia con la storia nazionale, per come le nostre storie scientifiche si intrecciano con le storie civili e politiche del paese. Che succede? Che Lamberto Allegretti, fino alla Seconda Guerra Mondiale, fa i suoi lavoretti, scrive un bellissimo elogio dei discorsi. Ecco, premessa importante: il padre, nel frattempo, quando era tornato a Pisa, aveva intanto nel 25 firmato il manifesto degli scienziati fascisti, quello di cui abbiamo sentito parlare stamattina. Poi, grazie anche ai meriti appunto non strettamente accademici, diventa preside nel 31 del liceo classico di Pisa. È il preside che caccia che in maniera piuttosto anche villana caccia tutti gli studenti ebrei all'epoca delle leggi razziali, dicendone le peggio cose, con frasi del tipo: chissà cosa avete fatto voi ebrei per meritare tutto questo disprezzo da parte del duce, cioè pensando che la colpa sia degli ebrei, ovviamente, non del duce. E che ad esempio ha cacciato la famiglia Pontecorvo, che erano 7 o 8 figli di Massimo Pontecorvo. I più grandi se ne erano già andati, Guido e Bruno ovviamente e Gillo, però ce n'erano altri 4 o 5 che facevano il liceo e che furono cacciati appunto da Mario Allegretti, quindi fascistissimo, dicevano, il fascistissimo preside Allegretti. E il figlio, sulle orme del padre, nel 29 scrive un elogio del duce quando il duce è andato a inaugurare il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e poi vivacchia, diciamo, sostanzialmente vivacchia, pubblica qualche articolo sul Nuovo Cimento, una rassegna sugli ultrasuoni, non è che fa cose memorabili. Si arriva alla Seconda Guerra Mondiale, viene richiamato, deve andare a fare come esperto tecnico, deve fare manutenzione di mezzi della Marina. Essendo pisano, spesso i pisani vengono chiamati in Marina. Se ne sta a Viareggio, probabilmente imboscato per un po', perché continua anche a fare lezione, intanto era diventato libero docente, continua a fare lezione all'università. Poi però arriva l'8 settembre, e l'8 settembre lui viene congedato, salvo il fatto che dopo pochissimi mesi viene richiamato dalla Repubblica Sociale, e lui parte con la Repubblica Sociale e va a finire nella decima MAS, questa simpatica organizzazione che è cappeggiata dal principe Junio Valerio Borghese, che grandissimi meriti morali non aveva acquistato e non acquisterà neanche nel seguito, dove però lui non è che faccia azioni militari, lui faceva l'assistenza tecnica ai mezzi, ai motoscafi antisiluranti delle MAS, appunto, e stava a Milano. Cosa sappiamo di lui durante la guerra? È una storia bellissima che racconto in un minuto, anche se richiederebbe un'ora, che c'è un capitano della Marina che fa spionaggio per gli americani, per la OSS, che passa la linea gotica clandestinamente. Scusate, questo non c'entra. Passa la linea gotica clandestinamente nel febbraio del 44, ci mette un mese per arrivare a Milano rischiando anche la vita, per andare a far che? Per andare a proporre a Junio Valerio Borghese di mettersi d'accordo con gli americani e andare sul fronte orientale per tenere fuori gli jugoslavi di Tito,
dicendo: beh, noi siamo, sono sempre i vostri nemici, noi e gli jugoslavi, solo che noi tanto vinceremo e arriveremo, se arrivano gli jugoslavi è peggio, quindi se volete difendere la nazionalità italiana andate in Friuli. La cosa, questo capitano fa un po' fatica a convincere Giulio Valerio Borghese, che si convince il 19 aprile, il 19 aprile gli jugoslavi erano a Gorizia e quindi diciamo non è stata una grande trovata, però per dirvi il clima di doppio gioco, di accordi segreti, che poi si riflette in quello che sto per dirvi in due minuti, subito dopo la guerra, quando Allegretti, dopo essersi fatto un anno a tombolo con i prigionieri, diciamo, catturati dagli americani, diciamo, i prigionieri fascisti catturati dagli americani dopo la fine della guerra, militari ovviamente, viene in qualche modo congedato dicendo che poi non l'aveva fatta troppo grossa, ma lì bisognerebbe anche sapere retroscena, perché ad esempio Junio Valerio Borghese è stato condannato a morte, pena commutata a 12 anni e ridotta a 2 e poi dopo era in libertà, quindi evidentemente non era tanto inconsueto questo modo di trattare i fascisti nel post bellico da parte degli alleati, diciamo. E vabbè, questa è storia, anche questa. Fatto sta che poi Allegretti, che evidentemente aveva dei rapporti importanti, riesce prima ad arrivare a Bari, e qui tutta la storia la so dal collega Ghidini, che mi ha dato una quantità di materiale bellissima, e per 2 anni mette su, perché lì finalmente comincia a comportarsi da fisico, mette su l'Istituto di Fisica di Bari, non è che fa grandi scoperte, però organizza la fisica barese in maniera veramente meritevole, trova la sede, trova delle risorse eccetera, poi però diciamo riesce a combinare, fa dei viaggi strani di cui abbiamo solo pochi dettagli, riesce a combinare un accordo per cui va a insegnare all'università Farouk di Alessandria d'Egitto, dove sta per 3-4 anni su mandato, diciamo, dell'UNESCO, da poco sorta, poi torna in Italia, si fa ancora qualche mese a Bari, per poi ripartire rapidamente e andare a mettere su il Dipartimento di Fisica dell'Università di Damasco per conto dell'OCSE, dove sta altri 5 anni. Poi finalmente dopo questi 5 anni torna, ma non in Italia, a Parigi a lavorare per l'OCSE, si trova a Parigi nel 1963 quando una mattina di gennaio uscendo sugli Champs-Élysées, una sera di gennaio uscendo sugli Champs-Élysées dall'essere stato a cena in un ristorante, inciampa in un tombino, batte la testa, sembra che non sia una cosa grave, ma dopo 15 giorni è morto sostanzialmente, quindi è morto abbastanza giovane nel 63, e questa è la fine della storia di Allegretti e della famiglia Allegretti, perché poi non hanno avuto altri discendenti, però con un particolare, non vi ho detto che alla fine che aveva fatto il padre, e finisco, il padre nel 44 era sfollato a Pescia, nella casa atavica della famiglia, il podere di Marzalla, e lì viene, il 14 giugno del 44 viene trucidato da 2 persone, e la colpa ricade sui partigiani perché viene detto che è stato trucidato perché era un fascista, perché era un collaborazionista eccetera. Il problema è che queste 2 persone erano 2 polacchi istigati da un contadino che era stato licenziato da Allegretti stesso, che erano andati a rubare in casa sua e per non farsi riconoscere, per non far capire chi era stato il mandante, sterminano l'intera famiglia, lui, la moglie, la cugina, la nuora, si salvano i 2 figli che invece non erano lì in quel momento, uno perché era a Milano a lavorare alla Mas, l'altro non so dove fosse, e così Mario Allegretti, diciamo, personaggio, diciamo, di non grandissimo spicco, ma sicuramente persona che non aveva commesso grandissimi reati, ha fatto questa fine perché in quegli anni succedevano anche queste cose. E tutta questa cosa che poi si è scoperta soltanto nel 52, perché fino al 52 c'è stata tutta una propaganda sul fatto che fossero le vittime del come si dice, non del Triangolo Rosso, ma degli equivalente in Toscana. In realtà appunto è una vittima di un'operazione di, come tanti di quel periodo, una vittima di un regolamento di conti locale che purtroppo, come è successo a tanti e anche a tanti fisici, perché nelle nostre ricerche ne abbiamo trovati 3 o 4 che sono stati liquidati, scusate l'espressione, tra il 25 aprile e il luglio del 45. Grazie per l'attenzione, scusate.